Buon pomeriggio, benvenuti a questa nuova puntata dell'Abruzzo sul 15, non tutto ma di tutto. Anche in questa puntata ci occuperemo di politica, di iniziative a livello regionale e provinciale, sempre come ormai è consuetudine tanta buona musica, ma parleremo di un aspetto anche particolare dell'eventuale accorpamento delle province in questo periodo in cui si parla molto di riordino. Ma cominciamo subito, vi presento i primi due ospiti di questa puntata e sono Raimondo Micheli, commissario del Consorzio Industriale della provincia di Teramo. Benvenuto, buon pomeriggio. Buonasera. Raimondo. Grazie. Eccoci qui. E il sindaco di Roseto degli Abruzzi, Ennio Pavone. Buongiorno sindaco, buongiorno. Benvenuto. Si può accomodare accanto a Raimondo Micheli. Allora, tanti argomenti possiamo affrontare con i due ospiti. Io partirei però da Raimondo Micheli per un semplice fatto, e cioè che insomma ha ricoperto tanti e diversi ruoli in questi ultimi due anni, ha diversi ruoli anche in questo momento storico, però ecco, un po' sempre in sordina, ecco, questa è l'impressione, vengono appunto modificati i suoi ruoli e compiti. Insomma, lei non è una di quelle persone che, come dire, si fa sentire più di tanto, insomma, lavora sotto, senza grandi manifesti, ecco, mettiamola così. Ultimamente è commissario del Consorzio Industriale della provincia di Teramo. Come si è arrivati a questo ruolo? Innanzitutto buonasera e grazie, grazie per le belle parole. Io onestamente dico forse che sono stato anche fortunato. Sono stato fortunato perché, visto che lei ha anticipato un po' questo percorso, io ho iniziato nel 2004 con una candidatura al Comune di Teramo come consigliere comunale. Devo dire con grande piacere di aver ricoperto questo ruolo e poi di aver ricoperto anche il ruolo di assessore all'ambiente nella ex giunta Chiodi, con soddisfazione e con grande interesse. Io non dimentico da dove provengo. Abbiamo fatto un percorso come quello del porta a porta che oggi qui il sindaco di Roseto ha iniziato, che forse quando inizia io sindaco mi dissero sei incosciente o forse sei coraggioso, però oggi la nostra città può rappresentare un risultato che si vede sotto gli occhi di tutti, al di là della percentuale ma anche nella qualità del servizio. Poi dopo la giunta Chiodi, sapete tutti che il presidente, oggi governatore della regione, decise di candidarsi, noi andammo a casa tutti quanti. E io dico, beh, ho fatto l'esperienza al comune e vorrei provare l'esperienza alla provincia. E anche lì qualcuno mi dice, ma guarda che in provincia si perde, chi te lo fa fare, eccetera. Io tra credo... la parentesi, in quel periodo balenò anche il suo nome a candidato sindaco, accanto sì, a quello dell'attuale sindaco, Maurizio Brucchi, che poi fu scelto appunto come candidato sindaco e appunto venne eletto. Ecco, anche in quel caso questo vuol dire che ci fu piena fiducia nella sua figura. Sì, rinnovo naturalmente il mio pensiero, che è quello dell'essere stato fortunato nuovamente. Sono stato eletto consigliere provinciale, poi c'è stata anche la collaborazione così importante del gruppo dei socialisti di Roseto, tant'è che oggi abbiamo un'amministrazione di centrodestra in provincia. Si parlò di me come vicepresidente della provincia, fu fatto un altro percorso. Non nascondo che io ho un carattere un po' particolarmente difficile. Per me vale lavorare ho ricoperto con grande piacere, soddisfazione e con grande entusiasmo, perché lì è stato anche un campo di grande esperienza, quello di presidente della Teramo Ambiente. Ecco, ma questo ruolo di presidente della Teramo Ambiente, mi perdoni la domanda che potrebbe essere un po' cattivella, sì, ma fu appunto una contropartita a non essere stato nominato vicepresidente della provincia? Guardi, è lecito pensare questo. Naturalmente io ho sempre gradito il confronto con gli elettori. Il fare politica a volte passa anche attraverso il misurarsi con il consenso.
ripeto che il consenso c'è stato, grazie a tutti gli elettori. Avevo già fatto un percorso con la Teramo Ambiente, in quanto assessore all'ambiente della città di Teramo, avevo i rapporti e delega alla Teramo Ambiente. Sono entrato nel novembre del 2009 e sono uscito nell'agosto del 2011. In quel periodo abbiamo avuto delle vicissitudini, tutti quanti voi sapete un po' l'alternarsi degli amministratori, dico degli perché sotto la mia presidenza ci sono stati due amministratori delegati, il primo era l'avvocato Giovanni Faggiano, il secondo Stefano Gavioli, e io ho concluso il mio percorso e di comune accordo con il sindaco abbiamo ritenuto chiudere lì la insomma si stava facendo un po' troppo complicata avventura. La situazione tra vicende giudiziarie, tra problematiche varie, insomma la situazione rischiava veramente di finire in tracollo. Sì, però devo dire che siamo stati attenti, siamo stati bravi, abbiamo gestito nel miglior modo possibile. Oggi la Teramo Ambiente è una delle società, io lo dico come rappresentante del Consorzio Energico Industriale. Guardi, nel comune di Teramo la più grande realtà in termini di posti di lavoro è la Teramo Ambiente. Me lo lasci dire senza mezzi termini, è un fallimento della politica teramana degli ultimi 30 anni. Io vado a Mociano e trovo Amadori, che è un'azienda di circa 400-500 dipendenti, comune di Mociano Sant'Angelo. Vado a Castellalto e trovo Gelco, trovo altre aziende, vado a Roseto e trovo Rolli, trovo Quartiglia, vado a Pineto e trovo Ponzio. Cioè una città di 60.000 abitanti non ha un'azienda nel comune che è in grado di sostenere una forza lavoro nel numero di 500-600 dipendenti, almeno due aziende da 300 a 300. Questo è grave perché oggi nel momento in cui abbiamo una grande difficoltà economica che non è soltanto locale ma è nazionale, per non dire europea e mondiale, noi non abbiamo assolutamente la possibilità di dare risposta al ruolo più basso come profilo professionale lavorativo. Di chi è la colpa? Adesso non è questo il momento, né tantomeno di piangerci addosso. Oggi è il momento di lavorare, di concretizzare e di essere molto pragmatici. Lei mi diceva, lei è poco presente. Quando c'è stato da fare il porta a porta e passare dal 6% al 70% non c'era da chiacchierare, c'era solo da lavorare. Ci voleva il coraggio di togliere i cassonetti nella notte di aprile perché qualcuno stava facendo il famoso turismo dei rifiuti, prendeva i rifiuti da una zona di Teramo e li portava nell'altra parte della città. Se voi ricordaste un attimino, a Teramo si fece per settori, noi andammo a togliere i cassonetti prima a San Nicolò, poi a Collatterrato, non mi ricordo tre zone, però che facevano? Prendevano i rifiuti, li portavano sulla Cona e lì ci voleva il coraggio di qualcuno e la notte vanno tolti i contenitori. Certo. Non siamo stati bravi, siamo stati normali. Oggi io credo che la normalità sia sinonimo di capacità, di efficienza. Questo in termini operativi, in termini di amministrazione, in termini anche di politica. Lei accennava poco fa il ruolo di capogruppo e così vengo a conclusione. Io sono non stato... la voglio far concludere perché no, altrimenti no. Poi non ci raccontiamo più nulla. Chiudo. Restiamo insomma a questo ruolo di presidente della Team che poi ha deciso di lasciare. E vediamo poi, ha deciso di lasciare, non è corretta come... Sì, sì, ma abbiamo deciso di comune accordo di comune con accordo, il sindaco. Certo. Perché era finito un percorso che si allacciava ai due anni di assessorato. All'ambiente. Perfetto. E allora è arrivato quindi questo momento. Poi da qui proseguiremo la storia di Raimondo Micheli e andremo anche a vedere insomma come è proseguita l'attuale ruolo sia in provincia che appunto come commissario del Consorzio Industriale della provincia di Teramo. E cercheremo di approfondire anche questo discorso della politica industriale che accennava poc'anzi, ecco, questa situazione industriale che riguarda insomma il comune di Teramo e che implica anche conseguenze, a maggior ragione adesso che c'è questo grosso pericolo.
periodo di crisi. Tra poco lo affronteremo. Ma appunto c'è anche in nostra compagnia il sindaco di Roseto, Ennio Pavoni, un piacere averla qui nuovamente. Anche lei non è Grazie. Onnipresente come capita per alcuni personaggi che per svariate ragioni magari hanno più opportunità di interloquire anche con il pubblico a casa. Sindaco, tanto per allacciarci al discorso di Raimondo Micheli, il porta a porta a Roseto come va? Sì, grazie della domanda, perché appunto ascoltando Raimondo Micheli ho ripercorso un po' la storia che stiamo vivendo a Roseto. 6% diceva lui di partenza, 6% Roseto. Quando siamo arrivati come nuova amministrazione di centrodestra alla guida del Comune di Roseto, dopo 37 anni di interrotto governo di centrosinistra, in particolare del partito, e allora Partito Comunista, poi Partito Democratico, DS e quant'altro, che in 37 anni non era mai sceso, diciamo, dal governo della città di Roseto, alternandosi con i socialisti e con la ex Democrazia Cristiana. Quindi si era parlato tanto di porta a porta, si ricorderà la campagna elettorale, che credo sia stata una delle più accese in provincia di Teramo degli ultimi anni, lì a Roseto, e si partiva dal 6%, e con un porta a porta più volte annunciato e mai praticato. Noi con coraggio, come ricordava il collega amministratore, iniziammo subito, il mese dopo, liberando il lungomare da quei maleodoranti e puzzolenti cassonetti, come usavamo dire in campagna elettorale, e poi iniziando quest'anno su tutta la città di Roseto, centro, Roseto centro per step, anche lì per zone si è fatto, perché Roseto ha 52 km quadrati di territorio e quindi è la seconda città in termini di abitanti della provincia di Teramo, 25.000 abitanti, 60.000 d'estate, quindi non è un paesino in cui si può fare tutto diciamo velocemente. Quindi abbiamo fatto questa scelta coraggiosa, contestata molto dall'opposizione, dicendo dovete cominciare dopo l'estate. Beh, a noi ci piacciono le cose un po' più complicate, l'abbiamo cominciato a maggio-giugno, perché sono i mesi luglio-agosto dove la produzione di rifiuti è molto alta rispetto agli altri mesi per appunto la maggiore presenza di turisti, e oggi siamo al 35% già di raccolta differenziata, e questo è un successo che noi ascriviamo già come un grande risultato di quelle cose che avevamo detto e che avevamo fatto. Adesso che dovevamo fare? Adesso nel giro di un anno e mezzo dobbiamo estenderlo a tutto il territorio comunale per evitare quella migrazione dei rifiuti di cui parlava il dottor Micheli, appunto perché se in una città si fa, da una parte si fa, da una parte no, ecco, la gente purtroppo ha questa cattiva abitudine di andare a scaricare nella parte, certo, quelli un po' più duri. Adesso noi abbiamo fatto anche delle ordinanze, saremo molto duri nei confronti di chi fa questo tipo di ragionamento, è chiaro che bisogna individuarlo e ci vogliono anche i mezzi e gli uomini per andare a trovarli. Noi chiediamo collaborazione anche dei cittadini nel segnalare eventuali presenze di migrazioni di rifiuti per diciamo colpire chi non rispetta queste regole. Ecco. C'era un periodo, sindaco, e Raimondo Micheli naturalmente lo ricorderà molto bene, in cui a Teramo, nel periodo del porta a porta all'inizio, quando comunque non vi erano più cassonetti e tutta la città e frazioni erano coinvolte dal porta a porta, c'era gente che addirittura andava a Torricella Sicura a buttare la spazzatura pur di non buttarla e non fare la differenziata. Credo che di questi casi adesso non ce ne siano più, purtroppo ci vuole un po' per abituare, insomma, le persone. Però quello che dice lei è vero, anche da comuni limitrofi, sì, in cui si fa il porta a porta arrivano in località Colonia Spiaggia, per esempio, sì, da Giulianova, e molti arrivano lì. Questo inizio del porta a porta a Roseto è stato possibile grazie a un atto di coraggio anche di questa amministrazione, uno dei primi fatti, quelli di uscire da quel filone CIR su Sogesa. Avevamo questo accordo, questo contratto con Sogesa che noi abbiamo diciamo annullato per le note vicende del mancato pagamento degli stipendi e quindi, certo, degli scioperi dei dipendenti di Sogesa, che si riversava poi sulla non raccolta dei rifiuti. Noi con un'ordinanza fummo uno dei primi, e poi anche gli altri comuni di Cirsu hanno tutti tolto diciamo la gestione a Sogesa, e quindi da quell'operazione fatta poi siamo arrivati oggi a questo affidamento per la gara del porta a porta. Stiamo proseguendo con l'indizione della gara europea per l'affidamento poi
diciamo, definitivo alla chi risulterà vincitore, vincitrice della gara di appalto per la gestione della raccolta dei rifiuti portati. Potrebbe essere la TEAM. Potrebbe essere la TEAM, potrebbero essere anche tante altre società, perché è una gara di livello europeo a cui parteciperanno, io mi auguro in tanti, e l'obiettivo nostro è cercare come comune di avere un servizio efficiente al minor costo possibile, sperando anche che lei, come sa, faccio parte del consorzio della società di Cirsu, la nota storia di Cirsu, sperando che possa partire questa Grasciano 2, riessere riattivato il processo qui a Grasciano presso Cirsu, per dare sia una risposta in termini occupazionali, ho letto anche un'intervista dell'assessore di Dalmazio qualche giorno fa, sì, ai dipendenti, che non c'è altra soluzione, non ci sono altre soluzioni, se non riparte il polo tecnologico non ci sono altre soluzioni, e sia perché la provincia di Teramo ha bisogno di quel polo, di quella discarica, per fare in modo che i nostri rifiuti non vadano in altre parti della regione Abruzzo ad un costo sicuramente più elevato rispetto a una possibilità che abbiamo qui in provincia. Noi come amministrazione comunale abbiamo con coraggio sostenuto e sosteniamo il nuovo gruppo dirigente di Cirsu, il presidente Andrea Ziruolo e il consiglio di amministrazione, affinché si possa arrivare, nonostante le note vicende, sospensive, ricorsi e quant'altro, si possa arrivare ad avere questa discarica pubblica, perché adesso è tornata l'AIA, l'autorizzazione integrata ambientale, è tornata in capo a Cirsu con le vicende note che sono avvenute negli ultimi mesi, affinché appunto ci possa essere una discarica pubblica nel Teramano. Perfetto, sarebbe naturalmente il meglio che ci si possa augurare per quanto riguarda appunto le spese relative ai rifiuti. E, insomma, se ne parla da anni, però insomma, la situazione sembra non sbloccarsi, prima o poi si dovrà sbloccare, insomma, bisognerà pur far qualcosa. Eccoci qua nuovamente insieme, piccolo problema tecnico audio per i nostri amici Carbone Andreani, li ascolteremo tra pochissimo. Intanto continuiamo la nostra chiacchierata con Raimondo Micheli, commissario del Consorzio Industriale della provincia di Teramo, e con Ennio Pavone, sindaco di Roseto degli Abruzzi. Allora, sindaco, ripartiamo da lei. Appena terminata l'estate, una stagione turistica che possiamo definire come positiva, diciamo sì, standard. Una stagione turistica che si preannunciava disastrosa, sentivo notizie a livello nazionale di 30-40% di riduzione nel mese di maggio. E poi devo dire che un po' tutte le parti si sono difese, Roseto in particolare è andata bene, abbiamo avuto i dati fino a luglio e addirittura abbiamo un piccolo incremento di presenze rispetto all'anno precedente. Forse sicuramente ha aiutato anche il clima quest'anno, molto positivo per una stagione balneare, ma devo dire che i risultati sono positivi. Adesso siamo in attesa dei dati del mese di agosto, ma fino a luglio eravamo con un seppur lieve incremento, che considerando il momento storico, finanziario, economico in cui vive il nostro paese, l'Europa, la parte più sviluppata del mondo in questo periodo, crediamo che sia un grande risultato. Io voglio cogliere l'occasione per annunciare anche una cosa proprio di oggi, la riserva del Borsacchio, se ne è parlata tanto in tanti anni. Nuova segnaletica. Esatto. Questa mattina abbiamo messo i segnali e diciamo, viene individuata adesso fisicamente la riserva del Borsacchio. Dopo 7-8 anni di discussioni, spesso inutili, grazie al sostegno del Consiglio regionale d'Abruzzo, dell'amministrazione regionale e quindi di alcuni consiglieri regionali in particolare che sono battuti molto, si è rifatta la riperimetrazione del Borsacchio, si sono ridefiniti i confini in maniera più consona a quella che può essere una riserva, lasciando fuori delle zone che non c'entravano niente, come il quartiere Annunziate, per esempio, di Giulianova, e alcune zone di Colonia Spiaggia, e finalmente si è rifatta una legge nuova a luglio, adava dei tempi molto stretti all'amministrazione comunale di Roseto, che a questo punto è l'unico soggetto, diciamo, titolare della riserva del Borsacchio, perché è tutto all'interno del confine di Roseto, e noi, devo dire che nei tempi previsti dalla legge, siamo riusciti a fare quello che dovevamo fare, e questa mattina abbiamo messo i segnali che delimitano e identificano anche in maniera fisica quali sono gli spazi e quali sono i luoghi della così famosa oramai riserva
del Borsacchio. Sì, questa famosa è un'altra, soprattutto sindaco, purtroppo, perché è stato oggetto per le polemiche, di polemiche per tanti anni, ma finalmente sembra per le polemiche. Tutto... Questo per noi è un altro grande risultato storico. Stiamo cogliendo dal nostro punto di vista, certamente c'è chi la vede diversamente, ma i fatti sono fatti, e stiamo raccogliendo, questo è un altro risultato storico, perché dopo anni di discussione noi stiamo facendo, come avevamo detto in campagna elettorale, la riserva, come sposteremo il mercato del giovedì fra 15-20 giorni, dopo 15-20 anni di discussioni, di polemiche dove nessuno c'era riuscito a farlo. Ecco, noi anche questo fra 20 giorni sarà per un'altra realtà. Anche ai telespettatori che ci seguono, dove verrà posizionato il mercato? Il mercato verrà posizionato sul lungomare, il mercato del giovedì, perché parte della città di Roseto di giovedì praticamente è irraggiungibile, perché viene chiuso da questo mercato con rischi enormi per l'incolumità delle persone, e ci sono stati negli anni varie richieste da parte dei vigili del fuoco, della Croce Rossa, di liberare quelle zone, perché se dovesse succedere qualcosa malauguratamente in quel giorno non è possibile arrivare in tempo, e mettendo a rischio anche l'incolumità fisica delle persone. E dopo tanti anni di discussione, questa amministrazione, anche questo è un risultato per noi storico e segno di questa positività che noi ascriviamo a questo nuovo modo di governare che Roseto si è dato e i cittadini hanno scelto, fra 20 giorni, 20-25 giorni al massimo, sarà realizzato anche quest'altro risultato di spostarlo sul lungomare, il mercato del giovedì. Ecco, forse anche una location migliore per coloro che vogliono venire dai paesi, dalle cittadine limitrofe, anche più semplice, insomma, sicuramente, da ritrovare. Sicuramente, più spazi, parcheggi, certo. Insomma, più possibilità, soprattutto d'inverno, sicuramente sì, e vediamo anche d'estate poi se è possibile tenerlo in quel posto, noi vogliamo tenere anche lì, sperando che sia... diciamo anche i mercatali lo hanno definito positivamente, e rimane la zona centrale di Roseto, perché Roseto con i sottopassi è facilmente raggiungibile dal mare verso l'interno, e quindi, ripeto, per noi è un altro grande risultato. Benissimo, e allora adesso andiamo ad ascoltare l'esibizione dei nostri due amici, ovvero Vasco Gaetano Andreani al flauto ed Andrea Carbone alla chitarra. Ci ripropongono un brano, prego. Thank you.
bravi davvero. Tra poco ascolteremo una vostra nuova esibizione e vi conosceremo magari anche un po' meglio. Adesso diamo invece il benvenuto ad un altro ospite, Roberto Canzio. Prego, Canzio, si può accomodare, capogruppo della lista civica al Centro per Teramo, naturalmente consigliere comunale di Teramo. Prego, Canzio, si può accomodare. Dunque, con il sindaco di Roseto stavamo parlando un po' di tanti argomenti che riguardano la cittadina di Roseto, il mercato che cambia location, con Raimondo Micheli anche un po' della situazione a Teramo, delle sue numerose attività e ruoli ricoperti, ma tanto da fare si dà anche la lista civica al Centro per Teramo, è così? Beh sì, noi diciamo che abbiamo lasciato il segno un po', diciamo, politicamente parlando. Perché tra l'altro, una piccola parentesi, proprio oggi leggevo che sia Casini che Fini avrebbero intenzione di creare una lista civica nazionale, però io sono un po' critico perché comunque sono liste civiche che nascono da partiti, mentre quella che forse abbiamo fatto a Teramo, devo dire che forse è una sintesi tra quello che vogliono creare i partiti e un po' quello che fa Grillo, che di fatto critica ma non propone nulla. Per cui noi forse abbiamo fatto, diciamo, abbiamo rappresentato la vera lista civica, o comunque il senso della lista civica, cioè di proporre la società civile che si impegna. Noi credo che abbiamo fatto quello. E ecco, concreto cosa avete fatto in questo arco di tempo? Noi, al di là, va detto che tutto ciò che abbiamo fatto, che abbiamo potuto proporre, l'abbiamo fatto all'interno di una maggioranza dove naturalmente si discute, a differenza di altre maggioranze che più altro sono regimi, se si parla di una certa parte politica, dove non si discute, o meglio si discute semplicemente non spesso per quanto riguarda l'interesse della città, ma magari per la divisione di qualche poltrona politica, qualche poltrona di qualche ente. E noi abbiamo fatto, al di là di quelle che poi sono le proposte che rimangono all'interno e non escono fuori molte volte, però abbiamo fatto 7 ordini del giorno, abbiamo approvati. Tra l'altro, uno, colgo l'occasione che c'è qui il commissario del Consorzio Industriale, con il quale dovremmo concludere appunto un accordo, perché una cosa che abbiamo fatto, che riteniamo, al di là del risultato che potrà avere, però credo che, insomma, a Teramo almeno non si era mai fatto, noi abbiamo di fatto realizzato un progetto che permette di dare incentivi a chi assume cittadini teramani disoccupati e chi insedia le proprie attività nel nostro territorio. E, che è una cosa che purtroppo spesse volte non si fa e che invece dovrebbe essere fatto, perché la politica può solo promuovere attraverso, ecco, degli incentivi. E noi abbiamo previsto gli accordi appunto col Consorzio Industriale per il primo triennio. Il Comune comunque avrebbe garantiti incentivi a chi appunto assume disoccupati teramani, e il consorzio avrebbe dovuto partecipare in questo progetto consentendo anche alle nuove attività di avere, noi l'idea nostra è il primo triennio, però chiaramente di avere delle agevolazioni sull'acquisto o l'affitto di terreni o capannoni industriali. Ecco, dovreste proprio per attrarre un accordo con il consorzio industriale. Siccome sono poste le basi, mi sembra. Col commissario abbiamo parlato, anzi, magari se lo possiamo. No, c'è questa volontà e questa è una iniziativa lodevole, anche perché in un momento come questo non è che si possono fare miracoli, però le risposte, quelle poche, comunque vanno date. Per quanto riguarda il consorzio, faccio l'esempio, non è che il consorzio può stravolgere quello che è il sistema economico nazionale o provinciale, però se un'azienda dovesse presentarsi al consorzio e chiedere una documentazione o un atto che comunque modifichi l'aspetto urbanistico o comunque altri temi, un conto è dare una risposta in 2 mesi, perché a volte gli uffici si perdono anche in questo, e un conto è darla in 3 giorni. È chiaro che l'iniziativa del consigliere Canzio e quindi dell'amministrazione comunale di Teramo è ben vista dal consorzio industriale. Noi parliamo del comune di Teramo, perché va detto anche che il consorzio è provinciale, certo. Quindi questa è un'iniziativa del comune di Teramo che noi prendiamo
soltanto per le aziende che risiedono e che hanno attività nell'amministrazione comune di Teramo. Però potrebbe essere un'idea da esportare anche negli altri comuni, ma perché sì, no? Se è la zona, noi abbiamo anche Sant'Egidio, abbiamo Castellalto, abbiamo altre zone industriali, però ecco, questa è una iniziativa che noi condividiamo, stiamo trovando la soluzione. Io ringrazio pubblicamente il consigliere Canzio, perché comunque è sempre presente su questo tema e su altri. Abbiamo parlato di rifiuti fino a poco tempo fa, Roberto, quindi probabilmente abbiamo evitato il tuo intervento, ma non perché tu non c'eri, altrimenti è un intervento autorevole. Per fortuna, perché io ricordo, non per qualcosa, ma quando ero assessore era il consigliere che mi chiamava più volte e mi chiedeva, perché con grande dignità e con grande umiltà ha ricoperto anche il ruolo di, tra virgolette, consigliere esterno, perché lui non era ancora consigliere comunale. Certo, no, è un argomento che gli sta molto al cuore, perciò scherzando dicevo, se avesse partecipato appunto al discorso, probabilmente 2 ore andavano via soltanto col discorso. No, però voglio dire che io ho apprezzato, l'ho fatto anche pubblicamente, il sindaco Ennio Pavone, perché è l'unico dopo 7 anni, probabilmente perché ha avuto le carte in mano dopo tanto tempo, visto che purtroppo il consorzio CIRSU è stato gestito da chi probabilmente questi documenti li dimenticava in qualche cassetta e quindi non era possibile vederli, ha detto la verità sul CIRSU, quindi va dato, e ha detto la verità e ha detto quello che si deve fare, e non come qualcuno faceva, va tutto bene, poi abbiamo visto quello che succede, forse Grazie a persone come il sindaco di Roseto, probabilmente si verrà a capo di quella situazione, forse. Allora, Canzio, dobbiamo andare un po' veloci perché ho tante domande da fare ancora a tutti e tre. Queste alcune delle cose fatte dalla lista al Centro per Teramo, quali sono le altre proposte in itinere? Beh, noi diciamo che abbiamo 2 iniziative, voi sapete tutti che il sindaco, che è un amministratore, sa che oggi gli enti locali hanno sempre meno risorse e quindi quando qualcuno scherzava, no, la famosa finanza creativa, ma purtroppo oggi bisogna veramente pensare e inventarsi cose diverse, perché purtroppo i finanziamenti a livello centrale sono sempre di meno. Noi appunto abbiamo proposto al sindaco una nuova entrata, lui siamo a buon punto, forse ce la faremo, e siccome mi dicono sindaco che sono un po' di sinistra, neanche se la sinistra fosse rappresentata da una maglia o da un colore, il problema è che io dico certi valori sono valori comuni, purtroppo qualcuno magari per tanto tempo se ne è fatto esclusivo portatore, ma in realtà non li ha mai poi fatti né applicare, neanche l'applicati quando ha governato. E quindi noi attraverso queste entrate riusciremo per la prima volta a far pagare chi oggi deve pagare. Un esempio, voi sapete che in questo periodo di crisi le famiglie hanno sempre, se voi andate a prendere le bollette dell'acqua, del luce, del gas, no? Se andiamo a vedere quando c'era la lira, oggi è raddoppiata, mentre gli stipendi si sono dimezzati. E quindi, siccome questi utili qualcuno li ha fatti in maniera quanto strana, questo è un mio parere, perché qualcuno doveva verificare che ciò non accadesse, o comunque chiedesse giustificazione su questo raddoppio, beh, noi attraverso questa entrata faremo pagare appunto chi in questo momento di crisi si è arricchito alle spalle, secondo me, alle spalle dei cittadini. Beh, e questo permetterà quindi di avere una nuova entrata attraverso la quale diminuire una parte di tassazione locale. In più anche sui rifiuti abbiamo un'iniziativa che stiamo portando avanti pure sempre con il sindaco e speriamo di renderla pubblica, che permetterà anche qui di poter applicare un ribasso che va dal 10 al 20% sulle tariffe di famiglie meno ambienti e di pensionati a reddito minimo. Noi abbiamo fatto un calcolo che su 23.000 utenze, credo che sono a livello di famiglie, questo provvedimento potrebbe riguardare 5.000 nuclei familiari, non quindi male. Che non sono pochi. Però l'iniziativa che stiamo portando avanti, se riesce,
Noi abbiamo fiducia perché ce la faremo, non diciamo di che si tratta, tra l'altro sarà innovativa in Italia se dovesse arrivare probabilmente, speriamo che poi questa cosa verrà ripresa anche da altri comuni, perché appunto è una nuova possibilità per ridurre quantomeno, perché noi quello che abbiamo sempre cercato di fare come lista civica, abbiamo cercato di raggiungere sempre su ogni provvedimento, sui passi carrabili, sull'IMU, sempre abbiamo cercato l'equità dei provvedimenti, perché purtroppo l'unica cosa che credo che la politica possa fare e debba fare, a differenza dei tecnici, è quella di applicare l'equità su ciò che viene fatto pagare, perché se no la politica potrebbe andare a casa, ci sono i ragionieri che fanno i conti, 5.000 persone pagano così. Noi lo stiamo facendo e voglio ringraziare personalmente il sindaco Bruck, perché con lui è stato possibile fare tutto ciò, perché veramente è una persona che accetta il confronto e delle volte sorridiamo, perché quando mi vede si preoccupa, perché sono sempre lì pronto a qualcosa. Quindi lo devo ringraziare pubblicamente, perché comunque è importante avere persone così che ti permettono poi di proporre e di trovare soluzioni a favore dei cittadini. Io invece faccio i complimenti a Roberto Canzio, perché allora, noi giornalisti, sì, chiaramente, soprattutto coloro che insomma stanno sul campo da diversi anni, anche, sì, se magari non da decenni, però conoscono dei personaggi politici all'inizio, no? E quindi, sì, con le loro timidezze, con i loro, si fa per dire, difetti e quant'altro. Ecco, Roberto Canzio era uno di quelli che stava zitto, che non si esponeva. La prima intervista l'abbiamo fatta insieme, sì, siamo un redazionale che... Assolutamente sì. Ma ancora adesso? Non è che... però adesso ormai chiacchiera, per bloccarlo diventa anche problematico, quindi è anche simpatico e piacevole da parte nostra conoscervi da semplici, no, cittadini che approcciano alla politica, poi a politici insomma, certo, di un certo navigati. Peso, navigati, come del resto è stato per Raimondo Micheli, che era un semplice cittadino che si è avvicinato alla politica, è diventato consigliere comunale, poi assessore, sei anni fa, non parliamo ecco di chissà quanti anni fa. Di quale amministrazione del 95. Ecco, appunto. Questo è uno dei problemi. Ecco, per fortuna, perché questo vuol dire anche che io posso tranquillamente ricordarmi di Raimondo Micheli, ecco, non voglio assolutamente ricordare i politici di 20 anni fa, non ci tengo per niente. Ma significa, anche quelli di 15 anni fa. Ecco, ma no, significa per me essere abbastanza giovane, quello è il punto. No, solo per questo, non nessun problema contro i politici anche di 40 anni fa, nella maniera più assoluta. Allora, scherzi a parte. Quindi, sì, ecco, dicevamo, è diventato appunto presidente capogruppo della TEAM, poi appunto ha lasciato d'accordo col sindaco, eccetera. Guarda, io potevo tranquillamente ricandidarmi, ecco, in comune, però chi ha un animo sportivo, un po' come Roberto, dice sempre fai una cosa, falla bene, poi basta, lascia il posto, giustamente il posto agli altri. Pensavo di fare un percorso in provincia, così è stato, sono stato scelto come capogruppo dal gruppo consigliare, che io ringrazio pubblicamente per la fiducia che mi è stata accordata, anche perché devo riconoscere in questo gruppo consigliare una grande disponibilità e una tranquillità da parte mia nell'operare, perché a volte possono nascere anche tra virgolette dei confronti che possono sfociare in conflitti interni al momento in cui si gestisce anche una maggioranza solida come quella attualmente del centrodestra. Però parlo per l'esperienza vissuta, perché poi la politica sta cambiando completamente, sta creando quel famoso distacco che poi tra virgolette si è trasformato in un divorzio vero e proprio con la, certo, gente. Però devo dire, tornando indietro, che ho ricoperto questo ruolo di capogruppo alla provincia con grande soddisfazione e ho ritenuto opportuno, dopo 3 anni e qualche mese, esaurito il mio percorso. Non me l'ha chiesto nessuno, devo dire la verità. Ho pensato, insomma, io sono stato fortunato, ho fatto il consigliere, ho fatto l'assessore, ho fatto il presidente, oggi sono commissario del consorzio, ma è giusto che anche gli altri facciano la loro esperienza, certo, e che trovino anche lo stimolo, l'entusiasmo, non perché io non ne abbia, perché a volte può capitare che non accorgendosene, ma ci si possa adagiare in quel ruolo e tra virgolette non creare quell'entusiasmo, quelle sinergie. Non è stato il caso mio, io credevo nel gruppo, ci credo tuttora, ho fatto un passaggio di consegne, attualmente il capogruppo è il giuliese Flaviano Montebello. Nella dinamicità politica oggi stiamo vivendo una grande difficoltà a livello nazionale, ma più che altro nella mancanza di credibilità che la gente non ha più nei confronti del politico stesso, ma basta guardare un po' quello che succede in campo nazionale. Io qui vorrei soffermarmi un attimino
e non condividere ciò che a volte il Parlamento con grande contraddizione va ad approvare. E mi spiego. Dare fiducia a un governo che va avanti a colpi di decreti e poi magari lamentarsi delle attività del governo, parlo del governo Monti, e però comunque reggere la maggioranza in Parlamento. È vero che bisogna trovare le soluzioni perché bisogna cercare di creare quel virtuosismo economico che possa rimettere in sella questo Paese, però è chiaro che se il virtuosismo deve passare attraverso la chiusura di 5 asili nido o comunque di andare a gravare su chi ha già un reddito fisso o comunque dove c'è la certezza di prendere i soldi, allora non mi sta più bene, perché io vorrei un attimino capire come possono certi partiti disporre già anche a metà mandato la volontà di riconfermare un governo che di fatto non ha avuto la fiducia degli elettori. Parlo per la democrazia, e oggi la democrazia è uno degli strumenti che, grazie a Dio, ancora mantiene in vita la società civile. E allora chiedo ai parlamentari: quali sono le riforme elettorali che oggi abbiamo visto? Quali sono le riforme costituzionali che oggi abbiamo visto? Quali sono i tagli ai parlamentari, al governo, alle regioni, alle province, ai comuni, a tutti quanti? Vorrei capire se il nostro Presidente del Consiglio per un attimo possa riflettere e capire cosa è successo in Francia, dove il primo ministro ha tagliato. Allora, questa contraddizione parlamentare che oggi abbiamo nel mantenere in vita un governo che giustamente sta operando, perché poi vede, pensare di aumentare la benzina è un pensiero molto importante, ci vuole una riflessione e ci vuole anche giustamente trovare chi ha il coraggio di farlo. Riproporre l'IMU non mi sembra una scelta molto... Dice, non è che ci volevano un cambio di governo, no. Mi perdoni, ma portare l'IVA dal 20 al 21 al 22%, non è che dobbiamo prendere uno scienziato. Allora, tutti questi comportamenti che poi devono mettere in pratica un virtuosismo economico per pareggiare questo buco, che non si capisce quanto è grande questo buco, ormai da quando siamo nati che abbiamo questo buco che non si finisce mai di chiudere, se era necessario mettere in piedi uno strumento così importante che era il cambio del governo e dare a tecnici che a colpi di decreti mandano avanti un paese senza avere la fiducia dell'elettore, ma hanno la fiducia di un Parlamento che davanti li vota e poi dietro ne critica i provvedimenti. Sembra quasi la vita di tutti i giorni. Michele, la devo fermare, purtroppo dobbiamo fermarci per una pausa pubblicitaria, no, poi torniamo insieme. Come diceva giustamente Roberto, perché non facciamo con la Svizzera cosa hanno fatto anche gli altri paesi, di rendere pubblici i nomi di chi ha i conti correnti in Svizzera? Potrebbe essere. Ma potrebbe, una... deve essere. Deve essere, potrebbe quella essere la soluzione. Dovrebbe Ma ne essere. Torneremo a parlare tra poco. Vediamo al proposito anche il punto di vista del sindaco di Roseto, Agnio Pavone, se vorrà in qualche modo apportare un suo contributo a questo argomento. A tra pochissimo, dopo una pausa pubblicitaria. Thank you.
Bravissimi, davvero bravi, complimenti, veramente bravi. Dunque, più tardi vi intervisterò per conoscervi un po' più da vicino. Qui però dobbiamo continuare un argomento molto importante che tra l'altro dà adito a tante polemiche, come ad esempio quello che c'è all'interno del PDL, no? Questa sorta di rottamazione, si parla adesso di rottamazione all'interno del PDL, c'è cioè il problema del riordino delle province e insomma vorrei conoscere anche il vostro punto di vista, partendo da Micheli ma anche dal sindaco di Roseto, a cui oltretutto vorrei chiedere tante altre cose che riguardano la sua cittadina in particolare. Prego Micheli, cerchiamo di essere il più brevi possibile tutti. Ma, diciamo che il centrodestra ha un po' questa mania di correre un po' dietro alle decisioni del centro-sinistra. Io ricordo quando il centro-sinistra creò il Partito Democratico, subito dopo nacque il Popolo della Libertà, che nacque dalla fusione soltanto di due partiti, di Forza Italia e Alleanza Nazionale, perché la Lega e l'UDC restarono fuori da questa alleanza. Adesso c'è Renzi che propone la rottamazione e quindi è come se uno corresse un po' dietro la moda. Adesso c'è la moda di rottamare, come se fossimo diventati tutti degli autodemolitori. Mi sta bene affinché si stabiliscano delle regole valide un po' per tutti, cioè non è che ognuno si può fare il vestito come meglio crede, mi viene da pensare, ma questo adesso, questo pensiero nasce qui. Vogliamo evitare che ci sia il perpetrarsi di attività politiche per 2, 3, 4 legislature nello stesso ente? Faccio l'esempio, io sono consigliere comunale dal 95, posizione, maggioranza, poco importa, poi divento ancora consigliere, poi divento assessore, allora stabiliamo che dopo 3 mandati il 4 non lo puoi fare, è come il famoso parcheggio delle auto, io parcheggio l'auto, un'ora di sosta, dopodiché per riparcheggiarla devono trascorrere altre 2 ore, altrimenti non posso fare un uso e un abuso del posto. E così la stessa cosa può avvenire in politica, basta stabilire le regole, perché si parla, tutti vogliamo fare, adesso senza entrare nel merito, vogliamo rinnovare, vogliamo cambiare, però non se ne va nessuno. Beh, non ho visto nessuno dire, benissimo, abbiamo 1000 parlamentari, da domani ce ne sono 400, 600 a casa. Il vitalizio, sì, chi verrà dopo di noi non otterrà il vitalizio. Scusa, io penso che la prima cosa che uno debba fare è togliersi il vitalizio subito. Non intanto io adesso me lo conservo, poi chi viene dopo si arrangia. La stessa cosa dicasi per quanto riguarda i comuni. Guarda, il miglior sistema del governare oggi è quello dei sindaci, il miglior sistema elettorale è quello dei sindaci. E non si capisce perché non è applicato per la provincia, non è applicato per la regione, non è applicato neanche per il Parlamento, sono altri strumenti, ci sono. Questo è un controsenso della politica italiana. Ecco, il punto di vista di Pavone, così almeno cerchiamo un po' di parlare tutti anche sull'argomento. Sul governo Monti il punto di vista è che per rispetto di una democrazia, altrimenti le elezioni sarebbe inutile farlo, io non credo che uno possa essere Presidente del Consiglio senza candidarsi alle elezioni, perché questa sarebbe la negazione della democrazia, cioè credo che i cittadini debbano scegliere da chi devono essere governati e quindi il governo Monti, che per certi aspetti è stato utile, comunque era in quella fase, se il Presidente Berlusconi, senza essere sfiduciato dal Parlamento, ha deciso di andare via, e probabilmente aveva questo sentore che la sua presenza in quel momento era di ostacolo a questi famosi mercati finanziari che poi oggi decidono il bello e il cattivo tempo, e quindi questo governo in parte ha retto, anche se i risultati non sono poi tanto distanti da quelli precedenti, ma credo che poteva fare di più, aveva un po' nella prima fase il governo Monti aveva l'opinione pubblica tutta la sua parte, le forze politiche quasi tutte la sua parte, avrebbe avuto più possibilità di fare, ci voleva un po' più di coraggio, come si è detto prima. Per esempio, io sono un sindaco socialista, come sapete, e quindi io avrei fatto, per esempio, quello che diceva il consigliere Canzio, cioè mettere per esempio una patrimoniale sui grossi possedimenti, sulle grosse proprietà, piuttosto che colpire la prima casa con l'IMU, perché quando delle famiglie con grosso disagio adesso devono pagare anche un'imposta sulla casa,
Non è una cosa semplice. Quando si vanno a ridurre i trasferimenti, per esempio nel campo dei disabili, delle politiche sociali, e un sindaco si trova di fronte delle persone a cui, che ti vengono lì e hanno problemi a casa enormi, e gli devi dire che devi ridurre le ore di assistenza domiciliare perché i trasferimenti si riducono, beh, credo che questo sia, non sia per quella equità di cui io sono fermamente convinto, come diceva il consigliere comunale di Teramo, perché altrimenti non c'è bisogno né di fare le elezioni né di avere amministratori. Basta avere dei dirigenti che applicano le direttive, fanno i conti, e quindi non c'è più. Quindi io credo che il governo Monti possa legittimamente, se lo riterrà, aspirare ad essere di nuovo il capo del governo di un paese, a condizione che scelga una coalizione, un gruppo o un partito a cui candidarsi e vinca le elezioni. Altrimenti credo che si debbano fare delle elezioni in maniera chiara e puntuale, dove si sappia bene cosa vuole fare una parte, un raggruppamento o l'altro. E io vedo una gran confusione, credo che gli scenari fra da qui a 3-4 mesi siano probabilmente completamente diversi da quelli che sono oggi, e subito dopo le elezioni credo che sia ancora uno scenario completamente diverso. Si sta ridisegnando anche tutto il sistema, credo, politico nazionale, anche di ieri le ultime notizie, come diceva, di liste civiche, sì, però insomma, poi alla fine i vari casini, fini e quant'altro sono sempre loro, insomma, no? Voglio dire, la credibilità di una lista civica si ha quando sono dei personaggi fuori da quel mondo, certo. Ma credo che sia un po' furbescamente qualcosa, dice, rinnoviamoci, ma la macchina la guidiamo sempre noi, e credo che la gente questo ne abbia un po' le scatole piene, l'abbia capito, e non credo che ci siano grandi, grandi possibilità, come non credo che sia tutto voto positivo quello per Grillo, che secondo me deve rimanere a fare il comico, che è una cosa che gli esce bene, ma che con l'amministrazione non ci azzecca niente, per dirla alla Di Pietro, ma che oggi attinge un grande consenso da parte di quelle persone che trovano e vedono in lui lo strumento per cambiare tutto quello che non va bene. Non c'è poi non c'è una proposta, ma intanto mandiamo a casa tutti questi. Come si fa a mandarli a casa se, come dicevamo, come diceva Micheli, poi si da 20-30 anni sono in Parlamento e comunque si rinnovano in questo modo? Solo votando, la gente sta pensando, solo votando uno come Grillo li mando a casa tutti, certo. Perché porteremo tutti sconosciuti sostanzialmente. Insomma, come è avvenuto a Parma in un consiglio comunale, o e un come avvenne anche quando risultò eletta Cicciolina, che è, però questo non è un bene per questo paese, non è un bene per questo paese, protesta, perché certo. In questo, con questo mondo e questo modo non si creano alternative credibili di governo, perché alla democrazia non c'è alternativa. L'alternativa è l'anarchia o la dittatura, che sono due cose completamente, diciamo, da eliminare dal pensiero di chiunque, anche da chi oggi vede, pur di cambiare un mondo di corrotti, perché purtroppo le immagini anche recenti che abbiamo visto e che poi ci vengono a sbattere in faccia in comune la gente, le feste, i festini, anche le ultime trovate della storia Lazio, no? della regione Lazio, è chiaro che poi la gente accomuna tutti, accomuna Micheli, Canzio, Pavone, perché noi rappresentiamo a livello locale quella parte, e quindi pur tutto questo privilegio che la politica ha, che non esiste a questi livelli, perché un consigliere comunale prende 20 euro a seduta, 30 euro, non so quando prende, ma a Roseto prendono 20-30 euro, o un assessore in un comune di 25.000 abitanti prende 1.200 euro al mese, un sindaco prende 2.500, io prendo 2.500 euro netti al mese, non è questo il ma un sindaco in una città come Roseto vive solo per quello, o Teramo o altre, certo, città, chiaro, insomma, vive per quello, vive per quello. Tutto questo spreco sta in parte in quello che si dice negli organi istituzionali, ovviamente è la punta di un iceberg, di un problema più grande, perché non è neanche riducendo gli stipendi dei 400 parlamentari che si risolve il problema, è più un effetto psicologico di un'inversione di tendenza, ma c'è tutto un sistema dietro nella pubblica amministrazione da rinnovare, da riformare, compreso la gran massa di gente che sta a lavorare nella pubblica amministrazione in esubero rispetto a quello che sono le reali esigenze delle amministrazioni pubbliche, perché si è trasformato l'amministrazione, le varie amministrazioni pubbliche, in datori di lavoro, e questo credo che qualche colpa una parte politica ce l'abbia. È vero,
con le stabilizzazioni, è vero, sono tutte povera gente, tutte hanno bisogno di lavoro, però abbiamo riempito gli enti di tante persone che spesso non hanno neanche le professionalità adeguate per poter oggi lavorare in certi sistemi e in certi ambienti, e abbiamo appesantito i bilanci di tutte queste situazioni, oltre poi a tutte le storie dei dirigenti bassi, perché noi pensiamo, quando prende un parlamentare, che troppo è tanto, ne sono tanti, ma i dirigenti che passano dalle ferrovie all'Enel e sono sempre gli stessi anche quelli, ma guadagnano 400-500 mila euro l'anno. Ecco, questo credo che sia scandaloso per chi poi ha un'invalidità al 100% e prende 275 euro al mese. Cioè, un invalido al 100%, invalidità civile, in Italia prende 275 euro al mese. Una pensione minima prende 500 euro al mese. Ecco, se si ha il coraggio di fare questo, allora ragioniamo. Ma se i vari manager pubblici o di questi enti qui ho detto, e poi andiamo a vedere i loro stipendi, sono 300-400 mila euro l'anno, quando va bene, credo che si ragiona bene, ma poi si razzola male. Bene, dunque il tempo a nostra disposizione in realtà è terminato, perché ci sono tanti altri ospiti che devono naturalmente partecipare alla trasmissione. Canzio, un argomento a piacere, visto che ce ne sarebbero tanti di quelli che vogliono. Se il tempo è finito, possiamo anche far entrare altri ospiti, noi dobbiamo parlare per forza. No. Io l'unica cosa che volevo dire su questa cosa che hanno detto loro, per me Monti rappresenta il giusto, cioè è il nome del fallimento della politica in Italia. Perché in un momento in cui la politica si deve assumere la responsabilità, perché il rischio, come ha detto il sindaco prima, è che poi un governo tecnico, chiamiamolo tecnico, ma io sono convinto che non è tecnico, cosa fa? Non è che va a vedere l'equità, cioè aumenta l'IVA, aumenta la benzina, che sono cose che pagano tutti, quindi non vanno a colpire chi veramente ha veramente i capitali e si è arricchito, tra l'altro, sulla crisi, e quindi io ritengo che sia quello. Il problema dei rottamatori mi viene da ridere, perché poi di solito quando si rottama si trasforma la materia e si riproduce qualcos'altro. Già, e poi esce fuori il Casini, esce fuori, perché non ci dimentichiamo che Casini non è la novità. Perché qualcuno dice che Berlusconi è vecchio, no? Ma Berlusconi politicamente è uscito nel 94, Casini mi ricordo, insomma, nelle immagini che si vedono degli anni 80, Casini si vedeva dietro qualche parlamentare. Quindi la rottamazione fino a un certo punto. Che bisogna vedere poi chi arriva dopo, quindi forse ci vorrebbe un impegno maggiore da parte della società civile, cioè dico, noi lo abbiamo fatto, e sui tagli, ecco, quello che è stato tagliato, io ho fatto l'esempio a Teramo, anche pubblicamente, noi a Teramo, tagliando 8 consiglieri comunali, abbiamo salvato il comune di Teramo da un punto di vista economico, perché il comune risparmierà su un bilancio di 60 milioni di euro, 24 mila euro ogni anno. Allora io dico che questo è buttare fumo agli occhi, perché in realtà si riduce la democrazia, perché avere 8 consiglieri comunali in più non è un costo, ma è una rappresentanza maggiore per la cittadinanza. E invece purtroppo si fa tanta confusione e dopo arriviamo ai fenomeni di Grillo. Io dico sempre, non è importante quello che uno prende, ma quello che uno produce per ciò che prende. Allora la discussione oggi si fa su ciò che i politici percepiscono. In realtà, secondo me, la cosa è più grave, perché bisognerebbe discutere su che cosa hanno fatto durante i propri mandati. Questo è il punto di domanda. Perché comunque un'altra cosa che bisogna sfatare è che qualcuno sta passando il messaggio che chi fa politica lo dovrebbe fare con il cappello cercando l'elemosina. Questo neanche è possibile, perché comunque la politica dà degli indirizzi importanti, e gli indirizzi importanti secondo me vengono da persone capaci, non possono venire da persone che non hanno capacità. E le persone capaci, se qualcuno pensa che verrà a fare politica, tranne a livello locale dove si fa per passione, non può rovinare la propria economia familiare per fare la politica. Quindi il problema non è ciò che prendono, ma ciò che fanno, o meglio non fanno. Perché poi, e chiudo, quando si discute sempre
Io mi dispiace, in consiglio comunale un consigliere ha cacciato questo argomento, ma io ci avevo parlato, quindi non gli potevo rispondere. Cioè, quando si dice che il problema del Lazio è il problema Fiorito. Fiorito è l'altra immagine della politica laziale, perché tutti i gruppi regionali percepivano quei soldi e non si sa che ci facevano. Quindi, se avessero fatto qualcosa, non so se li potevano meritare. L'Aurora non merita, non solamente le spese che toccavano, non meritavano neanche il minimo. Nel calcio c'è il minimo di stipendio, in politica purtroppo non c'è neanche il minimo dello stipendio, perché non hanno fatto nulla, nessuno, tutti i gruppi, e hanno solamente vissuto per quegli anni che hanno governato sulle spalle della gente. Quindi la politica va fatta da persone serie, però se qualcuno pensa che il politico una mattina lo fa, chi va in giro col cappello a chiedere la carità, avremo sempre più Fiorito. Bene. Questo è chiaro. Una domanda, brevissima risposta, Sindaco. C'è una novità a Roseto, il regolamento di polizia rurale. Di cosa si tratta e come appunto verrà vissuto in città? Sì, questo, sapete, le questioni delle città costiere, degli allagamenti durante le alluvioni sempre più frequenti, purtroppo, che colpisce tutta soprattutto la zona della costa. Allora, noi ci stiamo attivando, abbiamo preparato, l'ufficio del sindaco ha preparato un regolamento di polizia rurale, fare in modo di regolamentare la pulizia dei fossi privati, dei canali privati che dalla collina poi, diciamo, se non tenuti in un certo modo, mandano fiumi d'acqua verso la città. E quindi stiamo per portare in consiglio comunale, lo stiamo facendo girare nei consigli di quartiere. A proposito, altra promessa fatta e mantenuta che abbiamo attivato da 4-5 mesi nella città di Roseto per farlo diffondere, e poi ci saranno anche qui dei controlli molto pesanti, con sanzioni pesanti, perché il danno non è tanto del proprietario, non si riversa sul proprietario che non fa la manutenzione corretta dei fossi e dei canali, ma poi va verso altri. E questo è uno, certamente non risolve il problema dell'alluvione di Roseto, che è un problema purtroppo grave e che esiste ancora, e qui ci vogliono risorse finanziarie sicuramente ingenti per affrontarlo, però è una cosa che non costa niente alla comunità pubblica e può dare comunque una mano importante a cercare quantomeno di attutire gli effetti sempre più devastanti di queste piogge torrenziali, che oramai, come avete visto, abbiamo visto per 3 mesi non ha mai piovuto, poi in un giorno solo ha piovuto tant'acqua che vale per, certo, per 2 mesi. Con le gravissime conseguenze. Micheli, allora, tanti incarichi in pochi anni, ogni 2 anni in media si lascia, quindi dopo aver vissuto, magari sto scherzando, se dice questo, riassumendo, sembra quasi che sia da rottamare, quando invece no, assolutamente, ho iniziato, invece io mi domando, da distruggere, 6-7 anni fa. Assolutamente no, invece allora, io facciamo mi domando, così, visto che bisogna quale rottamare, quale incarico ci potrebbe stare dopo quello, no. La vedremo in regione. Non lo so, guardi, io le dico sinceramente. Beh, punto ci sta anche sono la stato regione. Fortunato e tutti i ruoli il saluto inaspettati. Diplomatico Micheli, per no, non si allora riesce, facciamo una cosa, visto che riesce. Devo deporre anche a mio favore, diciamo che chi ha svolto un ruolo consigliere, assessore prima nel 2000 deve andare a casa, così no, ce ne salviamo un po'. Io penso che devono andare a casa le persone che ha ragione Roberto non Canzio. Sono stati capaci di dare qualcosa alla società, chi è stato capace ben venga che resti in politica anche 30, 40, 50 anni, tutto dipende dalle capacità di questa persona. Comunque, bando alle ciance, dove la vedremo prima o poi? Ma guardi, adesso pensiamo a fare bene questo ruolo che è importante. È chiaro che qualcuno si sta già iniziando già un po' a tutti, chiedere. Un po' tutti. Vedi? Guardi, nello sport la partita inizia nel riscaldamento, non inizia quando l'arbitro alza la palla, inizia sotto gli spogliatoi, inizia il riscaldamento, dal momento in cui si entra dentro il campo. Però prima c'è la riunione tecnica dove si assegnano i ruoli. Sì, le riunioni tecniche, io sono d'accordo, anche se non credo molto nelle riunioni tecniche, perché poi alla fine gioca sempre, cerca sempre risponde di sviare. No, per carità, vabbè. Molto probabilmente vedremo Raimondo Micheli candidato alla Regione Abruzzo. Non mi dispiacerebbe. Ecco, perfetto, così ci piacciono le risposte. Non mi dispiacerebbe. Perfetto, in bocca al lupo. Allora, se questo un suo desiderio, grazie di cuore quindi a Raimondo Micheli, al sindaco di Roseto Ennio Pavone, al capogruppo della lista civica al Centro per Teramo Roberto Canzio. Ci ritroveremo prossimamente e buon lavoro a tutti, che avete tutti e tre, insomma, un gran lavoro da svolgere. Allora, pausa pubblicitaria, poi torniamo insieme con altri ospiti.
questi due simpatici e soprattutto talentuosi musicisti. Allora, voglio conoscervi meglio da vicino, eccoci qua, potete prendere il microfono così potete rispondere a tutte le mie curiosità. Allora, cominciamo da Vasco Gaetano Andreani. Vasco è già un nome che comunque porta a un grande artista, quindi di buon auspicio probabilmente. Sì, sì, infatti mio padre l'ha scelto apposta, insomma. Era ed è un appassionato di Vasco. Ancora, sì, ancora un grande appassionato. Perfetto, condivido pienamente, lo sono anch'io, quindi... Meglio. Ecco, condivido davvero questa scelta. Allora, al flauto da quanti anni suoni questo strumento? Allora, ormai sono 10 anni. Ma sei giovanissimo. 22 anni, sì, infatti. Sì, quindi hai cominciato molto presto. Sì, facevo la seconda media, ho iniziato con al Gaetano Braga qui di Teramo e mi sono diplomato pure 2 anni fa. Concluso, però adesso sto portando avanti insomma attività artistica. Ecco, e da questa attività artistica cosa ti aspetti nella vita? Questa è una domanda in questi tempi un pochino difficile, però si spera che diventi proprio un vero e proprio lavoro, che si possa guadagnare, stare bene, insomma. Stai lavorando affinché diventi un vero e proprio lavoro? A questo sempre. Ogni giorno, ogni singolo giorno. Ci vuole pure passione. A Natale e Capodanno. Bene. E senti, che cosa fai? Ti esibisci in, non so, in manifestazioni oppure in determinate serate? Beh, dipende. Capitano, insomma, sono anche in varie associazioni musicali, quindi quando, insomma, ci sono delle richieste per queste particolari, insomma, in queste associazioni... Volentieri, quando possono, insomma, coinvolgere poi i professori, insomma, delle... Siamo sempre tutti quanti ben disposti, insomma, per esibirci in pubblico, in qualsiasi tipo di esibizione, sia musica da camera che musica orchestrale. E c'è questa grande sinergia con l'Associazione Culturale Orchestra Contemporanea. Sì, infatti. Però vi può meglio dire, per non parlare solo io, oltretutto, anche il mio collega Andrea. I soliti timidi che tutte le scuse trovano pur di non parlare per passare il microfono al collega. Allora, dunque, Andrea Carbone. Carbone, sì. Bene. Anche per te, insomma, un'attività che non è solo svago e solo passione, ma anche un'attività lavorativa probabilmente. Sì, si cerca insomma di viverci e di appunto ci di si riesce? È molto difficile, specialmente in questi tempi, però... Gli artisti, avviciniamo meglio il microfono, gli artisti purtroppo sono sempre un po'... hanno un po' la vita difficile. Sì, un po'. Ci sono poi quei pochi artisti che riescono chiaramente a sfondare nel vero senso della parola e quindi a poter fare della propria attività artistica una ragione di vita e con cui si vive assolutamente bene, ma insomma, di altri che soffrono ce ne sono tanti. Sì, purtroppo sì, è vero. Vabbè, comunque, nella vita cosa fai dunque? Io insegno chitarra e faccio il musicista, diciamo, questi sono a tempo pieno, ecco. Ho capito. Sì, insegno chitarra in varie scuole, tra cui anche nella scuola di musica Amadeus e in altre scuole, faccio anche progetti nelle scuole medie con i bambini, così. Benissimo, beh allora anche per te è una bella soddisfazione, poi quando si fa un lavoro che si ama tutto diventa più facile, anche se ci sono chiaramente dei problemi magari e dei rovesci della medaglia, purtroppo è così. Come in tutto. È come in tutto, assolutamente. Allora, grazie ragazzi, grazie per le esibizioni che ci avete regalato, tornate a trovarci quando volete e buon lavoro. Grazie. No, per noi siete sempre benvenuti, quindi appena siete liberi da impegni, le nostre porte sono spalancate per voi. Grazie. Grazie. Allora, grazie quindi ad Andrea Carboni alla chitarra e a Vasco Gaetano Andreani al flauto. Adesso noi ci dobbiamo fermare per una pausa pubblicitaria. Ma prima voglio presentarvi gli ospiti che sono seduti sul nostro divano rosso e che tra poco appunto avremo modo di conoscere meglio, ovvero Franco Liguori, direttore della scuola edile e cassa edile, benvenuto, e Salvatore Scappucci, coordinatore delle attività della scuola edile. Ci vediamo tra pochissimo. Eccoci qua nuovamente insieme in compagnia degli ospiti che vi ho presentato poco fa, ovvero Franco Liguori, direttore della scuola edile della Cassa Edile Teramo, benvenuto, e buonasera. Salvatore Scappucci, coordinatore delle attività della scuola edile. Allora, si è svolta
tra le varie iniziative e manifestazioni di questi ultimi tempi, una iniziativa molto simpatica proprio sabato scorso in Piazza Martiri ed il Trophy 2012, praticamente una sorta di gara, per così dire, tra muratori provenienti dall'intera regione Abruzzo ma anche Molise. È così? Com'è andata? Ce ne parli intanto lei, direttore. È una manifestazione a carattere nazionale, cioè l'altro giorno mentre si gareggiava a Teramo si gareggiava anche su altre piazze d'Italia, nelle eliminatorie, chiamiamole così, delle varie province, perché poi ci sarà la finale a Bologna nel SAI. Quindi è andata bene perché... Vabbè, allora, siamo... non dica perché è andata bene, perché no. Scopro io l'arcano. No, ma allora, non... hanno partecipato, intanto vediamo ecco delle immagini relative proprio alla giornata di sabato, grazie al nostro Pietro Baldazzarre che è riuscito a inserirle. Dunque, hanno partecipato Dante Di Martino e Gabriele D'Antonio per Teramo, poi Antonio Di Palma e Claudio Di Giandomenico dall'Aquila, Mirko Lauterio e Danilo Francischelli da Chieti, Maurizio Colombo ed Emiliano Filadelfia da Campobasso, e spero che ci stiano seguendo, visto che, come ben sapete, siamo visibili in tutto Abruzzo e Molise. Ebbene, chi sono stati i vincitori? Però con un po' di campanilismo dobbiamo dirlo, insomma, siamo a Teramo, proprio Dante Di Martino e Gabriele D'Antonio teramani. È così? Certamente. Con grande soddisfazione, chiaramente, anche vostra, immagino. Sì, vabbè, certamente. Comunque quello che interessava era un altro aspetto, a parte quello, come dire, del risultato provinciale, era proprio poter mostrare... Io chiedo scusa ai nostri telespettatori, mentre andiamo in diretta, perché siamo in diretta, quindi chi è a casa giustamente può capirci, è scoppiato un temporale pazzesco, quindi si sentono anche dei rumoracci che insomma ci fanno sobbalzare dalla sedia ogni tanto, quindi perdonateci se magari abbiamo un attimo di suspense nella nostra chiacchierata. Prego. Sì, ma l'iniziativa, volevo dire, che era molto importante perché metteva in piazza l'attività dei nostri enti e soprattutto abbiamo steso, come dicevo anche l'altro giorno, una sorta di ponte ideale tra i maestri che lavoravano sul manufatto e uno o due classi di geometri, di praticanti di geometri, che intanto frequentavano un corso sulla sicurezza per la gru su autocarro, quindi una macchina abbastanza complicata. Quindi, nello stesso tempo facevamo due cose, realizzavamo una sorta di unicum, no, ideale tra i vecchi e i nuovi, per chi già c'è nel settore e chi dovrà entrare, questo anche per farci conoscere, per creare, o meglio, rafforzare quello che è il nostro ruolo all'interno del settore, cioè di consulenza, assistenza, formazione per tutti. Ecco, tra poco infatti approfondiremo il discorso della scuola edile, che è chiaramente una scuola molto importante e che forma degli esperti, insomma, nel settore, e ci occuperemo approfonditamente di questo aspetto. Allora, Scappucci, abbiamo visto queste immagini, soffermiamoci un po' su questa iniziativa che devo dire è molto particolare, insomma, davvero curiosa. Intanto, cosa stavano realizzando i mastri così definiti? La sfida dei mastri che abbiamo visto dei mastri, era certo finalizzata a realizzare una panchina fioriera. Una panchina fioriera, esatto, perfetto. Un manufatto abbastanza complesso, quindi che prevedeva una lavorazione molto particolare. E la gara ovviamente ha dato la possibilità a questi maestri di far vedere in perfetta direttamente sul campo le loro capacità realizzative, professionali, tecniche, le loro abilità. I manufatti che sono stati realizzati saranno donati al comune di Teramo e saranno posti in quattro fazioni che il comune ha individuato. Questo è l'omaggio che facciamo a loro e approfittiamo ancora una volta per ringraziarli per la disponibilità che hanno dimostrato nel farci realizzare la manifestazione. Patrocinio, ecco, ma che si è tradotto in una serie di disponibilità operative molto molto importanti. Benissimo, quindi ogni frazione, ognuna delle quattro frazioni scelte, otterrà questa panchina fioriera. Ma con quale criterio è stata scelta la panchina fioriera migliore? Che poi naturalmente è stato dato, insomma, il primo gradino del podio appunto a Teramo. Allora, la nostra giuria era, diciamo, molto qualificata proprio perché la
manifestazione lo richiede ovviamente. Avevamo il presidente del giuria, un architetto, poi un ingegnere e due mastri di comprovata esperienza. Le valutazioni hanno riguardato diversi aspetti della gara. In modo particolare si è andato a vedere la rispondenza rispetto al disegno, quindi la capacità anche interpretativa di lettura del disegno, oltre ovviamente alla rapidità di esecuzione, ma anche al tipo di tecnica utilizzata, perché a un certo punto, e questo è stato proprio visibile in Fieri durante la gara, ognuna delle squadre ha scelto una strada diversa per arrivare allo stesso risultato. Sulla scorta quindi di tutti questi momenti che hanno portato alla realizzazione del manufatto, la giuria ha premiato i Teramani non per una questione ovviamente di campanile, ma perché ha ritenuto che sono quelli che sono stati più fedeli al disegno e hanno provveduto a realizzare il manufatto seguendo proprio le fasi che il disegno in qualche maniera indicava. Ecco. E tecnicamente poi sono quelli che si sono particolarmente distinti anche nella posa in opera dei mattoni. Oh, adesso i vincitori Teramani andranno a Bologna. Esatto, andranno a Bologna perché... E cosa accadrà? Che succede? La gara, come ricordava poc'anzi il direttore, è su base regionale, quindi la coppia Teramana è stata selezionata a livello regionale, come hai detto prima giustamente, che noi comprendiamo Abruzzo e Molise, e quindi la coppia andrà a giocarsi la finale a Bologna in occasione del SAIE, dove sarà eletta la coppia di muratori dell'anno in sostanza, competendo con tutte le altre scuole italiane. Oh, quindi poi magari con questo titolo potranno approfittare anche per trovare qualche buon lavoretto particolare da fare, perché insomma essere muratore dell'anno, muratore miglior muratore italiano, se vogliamo, non è da tutti. Non è da tutti, no. Oh, direttore, ma secondo me i muratori, i mastri Teramani hanno vinto anche perché sono stati preparati da una scuola, o no? La scuola dell'edilizia teramana, fatta da imprese che da anni e anni lavorano bene nel settore. Noi li abbiamo selezionati perché la formazione intesa tecnicamente, no, ancora non è svolta presso la nostra scuola. Noi adesso svolgiamo essenzialmente attività di formazione sulla sicurezza. Stiamo guardandoci intorno proprio per avviare anche quest'altro settore. Abbiamo dei problemi sull'apprendistato, ma pensiamo che bisognerà essenzialmente arrivare a mettere in piedi qualcosa, perché il settore ha bisogno di qualità. Quindi siccome i nostri enti erogano servizi ad aziende a tutto tondo, non possono assolutamente non tener conto di queste esigenze, che io ho sottolineato più volte, che emergono proprio dal tipo di crisi che sta vivendo il comparto. Lei sa che abbiamo avuto una crisi che non si ricorda dal dopoguerra, abbiamo avuto una caduta di produzione enorme, non ci sono i finanziamenti e quindi sarà necessario interpretare nuovamente l'industria edile e anche essere addetto nell'edilizia, e ovviamente occorrono dei supporti e noi dovremmo necessariamente darli, e quindi anche nel breve termine, perché altrimenti rimarremo indietro e tutto il comparto non potrà cogliere quelle occasioni che speriamo possano maturare nel 2013, fine 2013-2014, per poter ripartire. Lei sa che l'edilizia ha un connotato anticiclico: se non riparte l'edilizia molto probabilmente anche gli altri settori non potranno decollare, quindi bisognerà attendere ansiosamente che avvengano questi eventi per poter dare fiato un po' a tutto il sistema. Certo, insomma è un sistema economico molto collegato, giustamente se poi le persone non comprano case, le case non vengono realizzate, di conseguenza non guadagna l'elettricista, adesso per renderla anche molto semplice come spiegazione, non guadagna l'idraulico, eccetera eccetera, insomma si crea tutto un sistema non di certo favorevole per l'economia. Bisogna ripartire, quindi è importante che poi ci siano le professionalità adatte. Ci fermiamo per un attimo, breve pausa pubblicitaria, poi torniamo in compagnia dei nostri ospiti, ma anche di altri, a tra poco.
Nuovamente insieme, eccoci qua in compagnia anche di altri ospiti. Ve li presento subito, a partire dalla mia destra, Teresa Marziale, segretaria del CONI provinciale Teramo. Benvenuta. Accanto a lei Italo Canaletti, presidente provinciale del CONI, e ancora Settimio Massotti, membro appunto di questo comitato. Dunque, c'è un problema in più che si verrebbe a creare nel caso di accorpamenti di province, insomma nell'ambito di questo riordino, situazione che sta tenendo banco negli ultimi tempi in maniera veramente insistente, come giustamente deve essere. Ecco, non soltanto una problematica di carattere territoriale, non soltanto una questione politica di poltrone o di sedi provinciali e regionali, ma c'è un problema anche per degli enti che in qualche modo, essendo provinciali come il CONI, verrebbero a subire gravi conseguenze. È così, Canaletti? Gravi conseguenze. Il CONI ha già fatto una riforma, quindi a livello provinciale sarà, diciamo così, non ci sarà più il presidente provinciale, non ci sarà più la giunta, quindi ci sarà semplicemente un referente, un delegato, e il CONI regionale assolverà tutti questi compiti. E quindi quali sono le eventuali conseguenze per il CONI come struttura? Beh, come struttura, cioè, non parliamo diciamo, delle presidenze e delle presidenze, che poco hanno a che fare con appunto. Ci sarà a livello provinciale, sarà un delegato, qualcuno che poi a livello regionale si interesserà dell'attività che si svolgerà a livello periferico, nelle varie province, poi si deve vedere se ci sarà anche il delegato, perché se c'è questo accorpamento delle province. E quindi se non ci sarà più la provincia di Teramo, non ci sarà neanche più il delegato provinciale, oppure non so che devo dire. Insomma, una situazione anche per voi giustamente in dubbio. È una cosa un po' tutto un punto interrogativo da vedere. Massotti, potrebbero essere a rischio anche tutte le attività del CONI, per esempio per quanto riguarda le attività didattiche nelle scuole? Io penso che se il CONI a livello centrale ha fatto una riforma, penso che faranno in modo che non manchi questi requisiti qui, perché altrimenti tutta l'attività del CONI andrebbe a non sicuramente. Adesso ci daranno delle indicazioni anche a livello organizzativo per poter mantenere tutte le attività con i dovuti contatti. Penso che ci sarà sicuramente la possibilità di avvalersi molto dei sistemi informatici, però ecco, può darsi che attualmente noi abbiamo un contatto diretto con tutte le varie società, con tutte le varie istituzioni. Adesso forse ci sarà un'evoluzione, servendosi più di tutti i mezzi informatici, può darsi che verrà a mancare questo contatto diretto, però io penso che le funzioni che il CONI va a svolgere su tutto il territorio rimarranno intatte, soprattutto quelli nazionali a livello di gioco e gioventù, gioco sport, alfabetizzazione motoria. E questo già è molto importante. Dottoressa Marziale, insomma, la sede comunque di Porta Carrese, di via Porta Carrese, resterà ancora? Se appunto. Lo speriamo tanto, ma sinceramente in questo momento non abbiamo questa certezza. Siamo anche noi in attesa di conoscere da parte del centro che fine faranno queste sedi provinciali, se rimarrà il delegato come figura a livello di territorio. Speriamo che rimanga anche la sede e quindi anche le federazioni. Come anello, no? Di congiunzione, sì, tra la sede per le federazioni, fino adesso come federazioni, perché quella struttura non c'è soltanto il Comitato Provinciale CONI, c'è anche la federazione, ce ne sono tante. Per quanto riguarda le federazioni, fino adesso non c'è nessuna, diciamo così, notizia di poter essere smantellata, quindi le federazioni per adesso ancora possono usufruire di questa struttura. Questo è già molto importante. E questo penso che sia una cosa importante. Sì, sì. Sono ospiti per adesso, poi si vedrà naturalmente. Poi si vedrà, quali sono le prossime iniziative allora che il CONI porterà avanti per i ragazzi in particolar modo? Per adesso non possiamo dire niente. Ecco, perché? Perché indubbiamente non sappiamo come si evolverà questa nuova struttura a livello regionale sul delegato. Ecco, poi, e quindi qui iniziative insomma, nasce il problema, perché insomma fin quando le cose non saranno chiare voi non potete praticamente muovervi. No.
Cosa non potete organizzare? Beh, noi fino adesso a livello, diciamo così, di iniziative a livello nazionale facevamo gioco sport, gioco alla gioventù. Ecco, qui vediamo delle bellissime immagini, sì, che si riferiscono proprio ad una, sì, delle vostre iniziative. Le iniziative, questo da 5 anni, 4-5 anni che facciamo queste iniziative, alfabetizzazione motoria, giornale nazionale dello sport, e poi facevamo con tutti quelli che facevano parte dei centri giovanili, i centri CAS, che sono, diciamo, la parte sportiva che viene svolta dai ragazzini, dagli 8 ai 14 anni. Certo. 12 anni venivano fatte alla fine, veniva fatto, diciamo così, tra tutti i centri una rappresentanza, in modo da vedere anche, fare un interscambio culturale, un interscambio di vedere la preparazione a livello motorio. Perché ecco, non è... mi perdoni Canaletti, vado un po' veloce perché, sì, purtroppo il tempo, sì, sì, va veloce più di me. Allora, questo è un problema che riguarda chiaramente non soltanto il CONI provinciale di Teramo, no, un problema a livello che riguarda nazionale, ecco, l'intera nazione, per questo mi piace parlarne, perché come sa benissimo, insomma, è un problema che riguarda l'Abruzzo intero che ci sta seguendo. No, quindi a questo Italia. Punto, sì, sì, però in questo caso specifico l'Abruzzo che ci segue è il Molise. Allora, cosa si può fare, cosa potete fare voi, mi dica anche lei Massotti, per tentare in qualche modo di capire meglio quali sono le vostre possibilità? Proprio niente comunque, si può ci saranno fare. Adesso ci saranno dei chiarimenti, delle direttive che ci faranno capire, ci possiamo dire in seguito, vedremo quello che si può fare e come si evolverà questa situazione. Cioè, sicuramente, prima di allora? Beh, prima di allora io penso che... Ma prima sono di a novembre, rischio le vostre attività? Cioè potrebbe accadere... Noi non facciamo più niente, attività di... No, per esempio, parlo di quelle... sportissime sono sotto le stelle. Sì. Che tipo sono altre iniziative che abbiamo, certo, fatto, tante altre iniziative, no? Che si facevano a livello locale, e noi l'abbiamo chiusa il 30 di settembre. E quindi per adesso, dal 30 di settembre fino alla nuova cosa, noi non facciamo nessuna attività, a meno che, ecco, patrocini, queste robe qua, o collaborazioni, ma non. Massotti, quindi siete in vacanza? Lei come trascorre il suo tempo? No, assolutamente. Cioè, qui si parla che... Scherzo, ovviamente. No, diciamo che noi aspettiamo solo disposizioni proprio di procedere a questo nuovo assetto, ma sicuramente non è neanche l'intenzione del CONI nazionale di dover smantellare nulla. Probabilmente ci saranno altri tipi di funzioni che, ecco, io sono convinto che cercheranno di utilizzare molto i sistemi informatici. Attualmente non abbiamo sempre un contatto diretto con tutte le società, anche perché ad esempio noi abbiamo anche lo sportello del registro società, continuamente le società ci chiedono assistenza per poter appunto completare la registrazione e per acquisire lo status di società dilettantistica. Certo. Poi abbiamo anche l'attività del 5 per 1000, le società in questo periodo sono giunte le varie dichiarazioni per poter usufruire di questa agevolazione. Ecco, è anche importante questo elenco, sì, di tante attività del CONI, perché, sì, magari del CONI ci si accorge soltanto in virtù di queste bellissime, meravigliose manifestazioni a favore dei bambini, ma ci sono, ecco, tante altre, sì, sì, attività annesse e connesse, per cui è ovvio che vale anche la pena che la sede, dottoressa Marziale, resti in via Porta Carrese, perché, ecco, se poi una società, ipotizziamo, ne dico una a caso, il Notaresco Calcio, no? O il Notaresco Bocce, dico Notaresco tanto, sì, per, sì, fare un nome, vuole venire da voi perché ha bisogno di una qualunque, beh, un qualunque aiuto, cosa dovrà da fare? Da noi trova, allora in questo, in momento, in questo trova momento sempre supporto e assistenza. E va bene. Poi, speriamo che questa cosa rimanga anche nel futuro, perché certamente... Altrimenti cosa altrimenti si fa? Non lo so, o come diceva il collega Massotti... ci avvaleremo di supporti informatici, non lo so, quello che metterà a disposizione il CONI centrale, o dovrà fare riferimento a livello regionale. Insomma, è tutto un punto. È sempre un buon problema, diciamo, quel, sì, col contatto che c'era diretto con le società, sì, con le federazioni, ovviamente viene un po' a scemare. Certo. Purtroppo capita così, quindi questa informatizzazione che attualmente... lui sopperisce anche a questa informazione, perché non tutti hanno la capacità di potersi, sì, muovere. Sono tanti volontari, sono tanti volontari che poi non è che hanno quel tempo, il pomeriggio avviene, non hanno possibilità. Comunque purtroppo sicuramente qualche piccolo disagio lo crea. Insomma. Sicuramente tanti disagi. Beh, insomma, io inizio a pensare che in fin dei conti più si va avanti davvero e più si...
ci si allontana, no? Da un punto di vista proprio umano, si va informatizzando sempre di più, ci si rivolge sempre di più a macchinari, l'uomo si può dire che assume un ruolo sempre meno di primo piano, forse tale non è nell'ambito dell'edilizia, almeno questo possiamo dirlo, insomma la bravura, la competenza dell'operaio tecnico, del mastro, insomma poi a seconda, no, del ruolo che ricopre, assume ancora un grande valore, è così? Sicuramente sì, però l'automazione ha risolto diversi problemi anche ai fini del, adesso non è il caso del coro, per carità, ai fini del lavoro e nei cantieri ha risolto tanti problemi, anche lavori a volte impensabili, a tempo impensabili, adesso si realizzano, le frese grandissime che bucano le montagne, certo. Per quanto riguarda l'informatizzazione in genere, almeno noi ne facciamo largo uso come enti e spingiamo in questo senso, anche perché si riesce a guadagnare una parte del tempo da, a disposizione da finalizzare ad altri tipi di attività più specialistiche e sicuramente rivolte a un contatto diretto a questo punto con gli utenti. Attualmente stiamo svolgendo anche una serie di workshop, no? Qui Scapucci che se ne occupa, e questo è reso possibile fin tanto che le attività di routine in ufficio vengono assorbite e vengono risolte attraverso il web, attraverso l'informatizzazione. Penso che non sia il caso loro, no, perché no, certo. stanno facendo una critica. L'uomo rimane sempre il soggetto e mai l'oggetto di nessuna attività, perché anche se ci non c'è la spersonalizzazione per fortuna no, io penso che sia così, quindi sicuramente settore, e a proposito di uomini, appunto, di formazione, la scuola edile continua a dare il suo grande supporto. Cerchiamo in maniera molto sintetica di spiegare come, a chi è rivolta, chi può partecipare molto rapidamente, sì. Allora, vale il discorso fatto prima, sì, le macchine, però poi le macchine hanno degli operatori che le utilizzano, e quello che la scuola fa principalmente è in questo momento una formazione sostanzialmente per la sicurezza, quindi i lavoratori che frequentano i nostri corsi vengono, diciamo, abituati da subito a lavorare in sicurezza rispettando una serie di procedure e di protocolli non soltanto previsti per legge, ma che possono salvare la vita a loro e alle persone che gli stanno accanto, perché ricordiamoci che parliamo di un settore estremamente complesso, con lavorazioni estremamente complesse e quindi ad alto rischio anche da un punto di vista degli infortuni. Questo, diciamo, è l'elemento principale che caratterizza l'attività della scuola edile, la formazione per la sicurezza rivolta alle imprese iscritte in cassa edile, quelle del nostro settore. Tuttavia, per migliorare l'offerta in generale e rispondere ai bisogni del mercato, che chiede sempre cose nuove, anche percorsi nuovi, più qualificanti, anche per affrontare le sfide del futuro, no? Nuove lavorazioni tecniche, perché riteniamo che, insomma, l'edilizia cambierà da qui ai prossimi anni, ci siamo quindi accreditati presso la Regione Abruzzo per poter svolgere anche corsi finanziati, quindi diciamo di formazione continua piuttosto che di altri canali, quindi usufruendo in generale dei fondi POR, di provvigioni pubbliche, e quindi anche da questo punto di vista stiamo lavorando a nuovi pacchetti formativi che possono allargare un po' la platea, diciamo, dei nostri attori. Sperando che questi attori possano lavorare tantissimo, il che vorrebbe dire che l'edilizia possa tornare a risplendere, anche se i dati attuali non lasciano grandi speranze per l'immediato futuro, però insomma la ruota gira, si dice, quindi prima o poi, nonostante adesso stia diluviando, si deve sempre pensare che tornerà il sereno. Però bisogna prepararsi ad affrontare quello che verrà, perciò dicevo prima che la nostra sfida è quella di mettere a punto delle strategie, e chiaramente abbiamo bisogno anche del supporto di chi ci sta intorno, perché non è che possiamo pensare, dobbiamo raccogliere idee, cioè pensare autonomamente, certo, voglio dire, certo. Dobbiamo raccogliere idee, occorre che ci sia anche una politica che intervenga a sostegno di questo settore, perché altrimenti non si va in nessun posto. Le tecniche stanno cambiando, i fabbisogni pure, non è che si può pensare che l'edilizia ritorni, no, uscendo dalla crisi, è quello che è stato nel 60, il 70, l'80, parlo di anni, sarà sicuramente diversa la cosa, quindi bisogna attrezzarsi. Questo è un problema che sicuramente le parti sociali, i sindacati, le autorità di lavoro stanno affrontando a livello nazionale anche con riferimento a quelle che sono le indicazioni europee, che il problema non è soltanto italiano, è europeo. Ora, chi arriva prima ad allinearsi a queste che sono
come dire, le strategie dettate, riuscirà a risalire più rapidamente. Questo già sta avvenendo negli altri paesi. Lui è reduce da un viaggio in Francia dove ha visto delle cose, no? che praticamente ci pongono dietro di 200 anni rispetto alla... E quindi bisogna correre per star dietro a questa evoluzione, altrimenti non sei nessun posto. E allora, a proposito cerchiamo di recuperare corsa, il terreno perduto. Ecco, voi dovete insomma in qualche modo correre un po' di più in questo periodo, forse anche per cercare, no, di salvaguardare il salvabile, perché senza... Ma io penso coni che il mondo sportivo comunque saprà adeguarsi e aggiornarsi. Possiamo stare tranquilli? Beh, tranquilli, è chiaro che un momento di sbandamento ci sarà, ma poi sicuramente la volontà, la capacità anche dello sportivo di sopravvivere, di crearsi, non si arrende mai, no? Questo è il carattere forte della cosa, riuscirà a tornare a livelli ottimali. Perfetto, e allora speriamo che anche il CONI Teramo possa restare ciò che è stato per tanti anni, che possa restare in via Porta Carrese e che comunque insomma le attività vostre, ma di tutti coloro che usufruiscono dei vostri servizi, non subiscano delle conseguenze negative. Io mi auguro che lo sport a livello provinciale rimanga e torni a essere anche ai livelli come era poco tempo fa, e parliamo non solo della pallacanestro, ma anche di sport, e possa, diciamo così, dare a Teramo il giusto... Le giuste soddisfazioni. Tra l'altro c'è l'atletica anche che sta andando alla l'atletica grande. L'atletica sta andando veramente alla grande, Teramo, Morolloro, ma tanti sport, tanti, guarda, tanti, non è che tanti, ce ne sono tantissimi. Siamo bravi, dall'automobilismo alla vela. È vero, davvero, tutto tondo. Grazie a Settimio Massotti, grazie a Italo Caraletti, a Teresa Marziale, e grazie naturalmente a Franco Liguori, a Salvatore Scappucci. E grazie soprattutto a voi che anche quest'oggi ci avete seguito con tanta attenzione. Noi ci vediamo lunedì prossimo, ma anche domani chiaramente ci sarà un'altra puntata dell'Abruzzo sul 15 come ogni pomeriggio del resto. Adesso restate su Teleponte, non perdete alle 17 l'informazione con il TG Flash e questa sera l'ampia informazione delle 19.15 e il TG Lis. Poi questa sera alle 21 fuori campo per ragionare un po' di quella che è stata la giornata sportiva di ieri. Grazie a tutti, buon proseguimento di giornata su Teleponte.